Io voto con i piedi è un podcast di provocazione e riflessione sulla politica italiana. Chi dovrebbero votare i giovani? Questa sembra una domanda sensata e fa tanto trasmissione di edutainment che finge di orientare e informare e invece si limita a riproporre le narrazioni più diffuse e abusate ad uso e consumo del committente di turno. Se avete ascoltato il primo episodio del podcast, la risposta alla domanda dovrebbe essere scontata. I giovani dovrebbero applicare il voto con i piedi nel senso più letterale del termine e fare armi e bagagli. Se vi sembra un discorso disfattista e superficiale, provate a riflettere su alcuni indicatori sotto gli occhi di tutti, ma di cui si sente poco parlare. Perché la borghesia più ricca e istruita manda i suoi figli a studiare all'estero? Perché nelle città principali fioriscono le scuole internazionali? Per cui quelli che fanno parte della casta dell'1% più ricco, che verosimilmente in un paese della struttura corporativa come il nostro non dovrebbero avere problemi a inserire i propri rampolli, perché costoro preparano i loro figli a lasciare il paese o comunque a vivere carriere internazionali? Forse perché l'Italia non è un paese per giovani, oggi, e non lo sarà per parecchio tempo. Ma lasciamo perdere le suggestioni e le sensazioni e proviamo a fare qualche ragionamento. Proviamo a guardare i programmi dei principali partiti e vediamo chi tratta meglio i nostri ragazzi. Anche questo fa molto servizio pubblico, ma sarebbe in realtà un disservizio. Nel podcast precedente abbiamo chiarito che poco o niente di quello che è scritto nei programmi si realizzerà e che questi non valgono neanche come dichiarazioni di intenti, perché poi si andrà al governo in condominio in modo che sia sempre merito di tutti e colpa di nessuno. Per mera curiosità osserviamo che la parola giovane o giovani ricorre 30 volte nel programma del PD, 29 in quello del terzo polo e 8 in quello del centrodestra. Cosa ci dice questa misura? Niente in realtà, perché i media ci hanno abituato a vedere passare indicatori numerici senza interrogarci sulla loro valenza e significato. Quindi, quando vi lanciano un numero, prima di prenderlo per buono, chiedetevi se significa qualcosa. Nel programma della destra i giovani arrivano al 15° punto su 15 e forse questa un'indicazione può darla sull'importanza attribuita a questa componente dell'elettorato. D'altronde, se i giovani svegli continuano ad andarsene, meglio investire sui pensionati che non a caso assorbono il 45% della spesa pubblica e il 25% del PIL. Va detto che anche il punto 14, occupandosi di scuola e università, qualcosa con i giovani c'entra, anche se le priorità sembrano essere i docenti e la sicurezza degli edifici, oltre alla formazione professionale, a beneficio delle imprese che hanno bisogno di lavoratori. Per correttezza si parla di giovani anche al punto 5 in tema di famiglia e al punto su imprese, economia e lavoro, in linea con le preferenze ideologiche del centrodestra. Come si distribuiscono invece le 29 ricorrenze nel terzo polo? Beh, diciamo che in apertura, al punto primo di tutto il programma, si parla di zero tasse per i giovani che avviano nuove imprese. Qualche cenno generico sul mezzogiorno più avanti, che ha la disoccupazione giovanile più alta, e una manciata di incentivi sulla previdenza e la scuola, poi un capitolo ad hoc che si concentra su imprenditoria, formazione professionale e tirocini e competenze digitali. Ma due chicche finali, si parla di giovani anche nel capitolo sugli anziani, come ricambio generazionale dove non si sa bene perché andrebbe incentivato il trasferimento dei giovani nelle aree montane e rurali a rischio spopolamento. E dopo aver letto questo, che cosa avete ancora da chiedervi sul voto? Ma last but not least, una bella gita pagata a spese dello Stato per gli under 25 che poi vogliono andare a visitare Roma. Che altro aggiungere? Aggiungiamo la domanda storica. E allora il PD? Su 30 occorrenze della parola giovani, per lo più abbiamo vaghe dichiarazioni di intenti disseminati un po' per tutto il programma e una maggiore attenzione a una terza parte di un programma diviso in tre parti, in condominio con le donne, altra minoranza per la quale ritagliare quote, che le riserve indiane pare non siano più politically correct. C'è anche il pacchetto Un paese per giovani, dove si azzerano i contributi per gli under 35 assunti a tempo indeterminato, che ci siano poi le condizioni per fare imprese e assumere sarà forse un dettaglio secondario, e un bel bonus affitto per chi ha i ISEE inferiore a 20.000 euro. Dulcis in fundo, dote ai diciottenni di 10.000 euro finanziata con imposta su successioni e donazioni sopra i 5 milioni e Salasandir, abbassamento dell'età per votare a 16 anni. Cosa dovrebbero allora votare i giovani? Se ne avete voglia, leggete pure in dettaglio i programmi, tanto come avete visto si tratta di un'attività che lascia il tempo che trova. Se volete un consiglio disinteressato, provate a fare una considerazione semplice. Valutate quali ostacoli strutturali ci sono in questo paese alla piena realizzazione delle vostre aspirazioni e di quelle dei vostri coetanei. E poi provate a valutare se qualcuno dei partiti in campo potrebbe avere interesse, convenienza, consapevolezza e coraggio per metterci mano. La mia risposta la conoscete già, vi offro di seguito qualche spunto per decidere la vostra.
Diciamo che un paese in cui vale la pena vivere, per chi al momento studia o all'inizio della propria carriera professionale, è un posto dove ci sono adeguate opportunità di guadagnarsi da vivere e mantenere un tenore di vita dignitoso, possibilmente riuscendo a far crescere guadagni e tenore di vita nel tempo in base alla volontà e all'impegno del singolo. Ci concentriamo su questo per altre cose importanti, come la sanità, l'istruzione e l'assistenza agli anziani, sono percepiti con minore urgenza da chi si trova nella fascia di età che stiamo considerando. Gli ostacoli alla piena realizzazione dei giovani sono molteplici e derivano dalla legislazione, dalle istituzioni e finanche dalla cultura dominante del paese, che è in larga misura gerontocratica e gerontofila, salvo fingere un po' di entusiasmo di maniera, excusatio non petita, che abbiamo visto nei programmi dei partiti. Distilliamo da questa complessità tre grossi problemi e proviamo a valutare che speranze ci siano di mettervi mano. I tre problemi sono: 1. Un sistema previdenziale sbilanciato che destina agli anziani risorse in misura maggiore rispetto a tutti gli altri paesi sviluppati, caricando di oneri ingiusti ed eccessivi la popolazione più giovane e la fiscalità generale. 2. Un sistema giuridico istituzionale che non favorisce l'attività d'impresa e men che meno l'affermazione del merito individuale, scoraggiando l'innovazione e promuovendo per quanto possibile il mantenimento dello status quo. Da ultimo, punto 3, un sistema educativo, universitario e una pubblica amministrazione che sono articolati in funzione dell'interesse dei lavoratori che impiegano, a discapito degli studenti e dei cittadini che dovrebbero servire. Che c'entra la previdenza con i giovani? Perché compare al primo punto? Nelle note al podcast troverete i link e se ci sarà un libro potete vedere i grafici. Comunque, vi leggo i numeri: tra il 1995 e il 2020 la spesa pubblica per protezione sociale, che va quasi tutta in pensioni, è passata da poco meno del 35 a quasi il 45% del totale della spesa e dal 18 al 25% del PIL. Tutte le altre voci sono rimaste pressoché invariate, a parte la sanità che è cresciuta di poco dal 5 all'8% del PIL e i servizi generali caduti dal 15 all'8%. Perché pagare tante pensioni o spendere tanto per gli anziani danneggia i giovani? Per due motivi. In primo luogo, una parte di queste risorse potrebbe essere impiegata per promuovere la crescita economica e l'innovazione, oppure per ridurre gli oneri che gravano sulle imprese e sui cittadini, limitando la possibilità delle prime di investire e dei secondi di consumare e risparmiare. In secondo luogo, occorre considerare che i contributi attualmente raccolti tra le persone che si trovano in età da lavoro non sono sufficienti a pagare le pensioni erogate nell'esercizio in corso. Guardando l'ultimo bilancio disponibile sul sito dell'INPS, a fronte di circa 360 miliardi di prestazioni erogate, 216 miliardi derivano dalla raccolta di contributi dei lavoratori e circa 145 dai trasferimenti della fiscalità generale. Dunque, a chi lavora oggi viene detto che percepirà una pensione proporzionale ai contributi versati, ma i contributi che versa vengono usati per pagare trattamenti molto più generosi a chi è in pensione oggi e non sono sufficienti a coprire l'esborso, perché oltre un terzo va preso dalle casse dello Stato, dalla fiscalità generale. Ora, a prescindere dalle considerazioni di welfare, tenuto conto del trattamento iniquo che privilegia le generazioni passate a sfavore di quelle più giovani, è di tutta evidenza che la struttura del sistema previdenziale e la spesa per pensioni costituisce un macigno che potenzialmente riduce investimenti, innovazioni e crescita e, in ultima analisi, la possibilità per i giovani di esprimere il proprio potenziale. Il secondo problema è costituito dalla rigidità normativa e burocratica, che limita fortemente le possibilità tanto di premiare chi lavora bene nel pubblico e nel privato, quanto di punire o penalizzare chi lavora male. La complessità e gli oneri a carico di chi vuole investire, innovare o creare nuove imprese rendono il sistema meno dinamico e creano posizioni privilegiate per chi è già dentro a sfavore di chi deve entrare. Dunque, un sistema di questo genere è particolarmente penalizzante per chi è più giovane all'inizio di carriera e fa il paio con le considerazioni fatte all'inizio sui ceti più istruiti e abbienti che mandano i figli all'estero. Terzo, ma non per importanza, se scuola, università e pubblica amministrazione sono pensati e gestiti per fare gli interessi di chi ci lavora e non di chi dovrebbe utilizzare i servizi, è di tutta evidenza che lo svantaggio maggiore ricadrà sui più giovani, che ricevono servizi di qualità quantomeno variabile a sostegno e sostengono i costi dell'apparato. Per concludere, chi dovrebbero votare i giovani? Io un'idea ce l'ho, voi fatevi pure la vostra. Nel prendere la decisione tenete presente che le opportunità di lavoro, crescita e libertà di espressione del proprio potenziale dipendono da quanto cresce l'economia del nostro paese, da quanto è possibile investire, innovare e premiare i lavoratori e fornitori più capaci, ma anche da quanto è possibile licenziare, cambiare fornitori e modificare velocemente la propria struttura. Gli ostacoli principali sono al momento costruiti da un sistema previdenziale ingiusto che continua a trasferire risposte tra generazioni, da rigidità e burocrazia che limitano le possibilità di crescere e di innovare, e da un sistema scolastico, universitario e da una pubblica amministrazione autoreferenziale.
Considerando che gli anziani, dipendenti pubblici e privati e tutti i soggetti che ottengono vantaggi dal sistema che penalizza i giovani votano, secondo voi c'è qualche partito che ha interesse a cambiare la situazione? Lascia a voi la risposta. Io voto con i piedi. Io voto con i piedi è un podcast di provocazione e riflessione sulla politica italiana. Potrebbe diventare un instant book da leggere prima del prossimo 25 settembre, se ricevo riscontri positivi. Nel frattempo vi ricordo la newsletter, il podcast e il libro della finanza in soldoni che spiega in modo semplice la finanza. Trovate tutti i riferimenti sul mio blog massimofamularo.com. A presto!